Più di 2.500 euro il ricavato della giornata di solidarietà organizzata a Scoppito. Soldi da devolvere al reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila. Una giornata dunque all'insegna della solidarietà e dell'amicizia, in cui la popolazione ha voluto partecipare. In prima linea l'associazione Teramana Morena Una Farfalla per Sempre, che da diversi anni organizza iniziative simili in tutto il territorio. Ha Scoppito l'amministrazione comunale, l'associazione Il Volo della Crisalide, assieme alle altre associazioni del territorio e ai ragazzi del servizio civile, hanno reso questa giornata davvero speciale. Il programma è iniziato in mattinata con l'organizzazione di due camminate con diversi percorsi e difficoltà. Il punto di arrivo è stato l'oratorio di Collettara, qui il pranzo solidale, accompagnato da musica dal vivo, karaoke, giochi per bambini e intrattenimento per tutte le fasce di età. Questa giornata è innanzitutto una giornata fantastica, perché noi abbiamo conosciuto Chiara Gallo poco tempo fa e abbiamo visto che avevamo obiettivi comuni, e questo ha fatto sì che ci muovessimo per creare una giornata della solidarietà. E la riuscita di questa giornata secondo me sta dal fatto che partecipa un sacco di gente. Molti sentono il problema dell'oncologia in generale, molti capiscono che l'oncologia ha sempre più bisogno, e se gente come noi non si dà da fare, non ha senso. Questa è l'importanza di cosa si fa oggi per obiettivi anche futuri. Noi in futuro abbiamo un obiettivo, che è quello di dare una macchina che non fa cadere i capelli a chi fa la chemioterapia. Il momento musica e parole ha commosso tutti. Una giovane donna ha voluto leggere alcuni passi del suo diario, dove racconta il proprio stato d'animo e la propria esperienza, accompagnata dalle note di canzoni in perfetta sintonia con il racconto. Un momento che ha saputo toccare il cuore di tutti i presenti, in quanto non è semplice immedesimarsi in queste storie, ma neanche raccontarle. La naturalezza, l'emozione tangibile, la forza mostrata hanno reso questo momento unico. La giornata è proseguita con l'intrattenimento musicale. C'era anche la dottoressa Cannita, che ha voluto prendere parte all'iniziativa, visto il tema. La collaborazione, la partecipazione e le donazioni da parte delle associazioni dei privati cittadini è stata fondamentale, un piccolo tassello questo che si aggiunge a tanti altri, che servirà per l'acquisto di apparecchiature specialistiche all'avanguardia, al fine di alleviare i dolori dei pazienti oncologici e riuscire a salvare sempre più vite umane.